Tifosi biancocelesti, ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Un giovedì di ripresa per i biancocelesti che questa mattina si sono ritrovati al campo sportivo di Levi sull'erba naturale per iniziare a preparare i playoff di Serie C. Playoff di Serie C che, diversamente da quanto comunicato, scatteranno giovedì 11 maggio con il primo turno. Per quel che riguarda le partite dell'Entella, i biancocelesti, in virtù del terzo posto, entreranno la testa di serie in campo per il primo turno nazionale che si svolgerà giovedì 18 maggio. L'Entella giocherà la prima partita in trasferta, la gara di ritorno fissata per lunedì 22 maggio allo stadio comunale di Chiavari. Questa mattina, proprio allo stadio comunale di Chiavari, gli studenti del liceo scientifico di Levanto hanno potuto incontrare il direttore generale dell'Entella, Matteo Matteazzi, attraverso una conferenza stampa nella quale gli studenti sono immedesimati nei panni dei giornalisti, hanno potuto fare domande al direttore generale e capire un po' meglio quella che è la struttura di un club di calcio. Chiudiamo con il settore giovanile perché questo fine settimana giocherà la primavera, una gara importante, tre partite al termine del campionato. I biancocelesti di Melucci affronteranno in trasferta la Viterbese, si giocherà sabato alle 11:30, giocherà sempre di mattina, però domenica alle 11:30 anche l'Under 16, in questo caso si tratta già di playoff. Ieri abbiamo fatto la panoramica, i biancocelesti affronteranno la Turris in trasferta domenica alle 11:30, 7 giorni dopo a Chiavari la gara di ritorno. Entella Time torna domani puntuale alle ore 19.